Non. Bentornati nel mio canale. O benvenuti nel mio canale. Io sono Baluccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio extra della nostra Legacy Challenge. Siamo qui con i nostri Redfield Extra, come li chiamo io, per la precisione con Philip Redfield, ovvero il figliuolo di Alfred Redfield e di Renata Redfield, nonché fratello della Silvina di cui ci siamo occupati nell'episodio precedente, l'episodio, vabbè, nel video precedente, ovvero la nostra Maya Redfield. E quindi sì, è arrivato il suo turno. Conosciamolo meglio. Secondo me è tutto il papà, ragazzi. Cioè, l'impostazione mi sembra proprio, anche il taglio degli occhi, così biondino, carnagione chiara, mi sembra proprio uguale ad Alfred, però vedremo insomma, la conclusione dello speed. Il nostro è un tipetto artistico, infatti è un prodigio artistico, questa è la sua aspirazione almeno per ora. Ed è attivo, è lui l'attivo, non sua sorella Maya come io pensavo all'inizio. E invece sì, è lui il tipo attivo. Quindi non farò un look chissà quanto particolare, ragazzi, perché sinceramente quando sono così piccini fare già look molto definiti mi sembra un po' eccessivo, però sicuramente avrà, ecco, un look abbastanza, tra virgolette, sbarazzino, nel senso che me lo immagino uno molto molto attivo per l'appunto, quindi uno che non sta mai fermo, eccetera, quindi, eccetera. Quindi diciamo viva la comodità. Direi di iniziare subito lo speed e ci vediamo qui al termine del video. Cast di Philip Redfield è terminato e devo dire che ha un faccino così tenero, ragazzi. Mi dà proprio l'idea di un bimbo scalmanato, quello sì, però di un genietto, di uno che riesce un po' in tutto quello che fa, uno che se la cava facilmente, ecco, mettiamola in questo modo. Vi mostro rapidamente i suoi outfit perché comunque abbiamo già avuto modo di ammirarli durante lo speedcast. Avrete notato che lui comunque è tendente al blu azzurro, però ha anche degli outfit molto colorati, ecco, ad esempio. Lui proprio non si crea problemi. Quello che gli piace, indossa.
come giusto che sia, tra le altre cose. Quindi, eccolo qui. Passiamo agli outfit per la piscina o per il mare. Guardate questo quanto è carino, glielo dovevo assolutamente mettere. Perché io me lo immagino un tipetto molto curioso che appunto si immerge, va in esplorazione, quindi sì. Ho messo soltanto due outfit per il clima caldo, ragazzi, perché credo passerà, cioè obiettivamente un conto è impostare gli outfit quando sono adolescenti che poi si riportano anche da adulta, giovani adulti, comunque un conto è quando sono bambini, cioè farne tanti non ha molto senso, soprattutto perché non è che io, ahimè, giocherò direttamente con lui, magari spero lo vedremo in qualche occasione, ma non è che ci giocherò direttamente. Comunque, eccolo qui, il nostro carissimo Philip, e carinissimo, ragazzi, perché lo adoro, ha un faccino che, non lo so, mi trasmette tanta tenerezza, quindi mi piace tantissimo. E direi che noi possiamo fermarci qua, però, con questo Speakcast. Se vi è piaciuto, come sempre, ovviamente, io vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, ovviamente, la programmazione del canale, le playlist, i link ai canali di miei amici youtuber. Io qui voglio arrivare, ragazzi, la parte più importante. Mi raccomando, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi, attivate le campanelline, mettete mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentate, ragazzi, veramente mi raccomando. E quindi, che altro dire, ragazzi miei? Io vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo video. Nel prossimo vorrei dare una sistematina al nostro Sebastian, perché comunque è il nonno, ragazzi. Poi valuterò se sistemare anche questi altri tre simmini, quindi Matteo, Eleonora e Martina. Penso di sì, magari farò degli speed molto, insomma, veloci, non ci metterò la stessa attenzione che metto per i Redfield, non me ne vogliano, ma però mi dispiace poi avere un'unità familiare composta da simmini sistemati e altri che sembra gli sia esploso l'armadio in faccia e addosso, quindi sì, penso sistemerò tutti quanti. E quindi ci vediamo nel prossimo video con lo Speedcast di Sebastian. E niente, io vi abbraccio forte, vi auguro una buona giornata, una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo Speedcast. Fatemi sapere cosa ne pensate del piccolo Philip. Ci vediamo nel prossimo video sul Simmers. E non...